In Serie B c'è già chi muove i primi passi verso il ritorno in campo. Il Frosinone del presidente Stirpe ha fatto sapere, con comunicato ufficiale, che in ossequio alle prescrizioni del DPCM del 10 aprile, le attività della prima squadra riprenderanno da lunedì 4 maggio, salvo diverse indicazioni. In settimana il Comitato Medico Scientifico della Federcalcio ha stilato un protocollo che fissa le linee guida per la ripresa degli allenamenti e dell'attività agonistica, una versione ancora modificabile a seguito di eventuali osservazioni prima della sua finalizzazione e consegna ai ministri della Salute e dello Sport. Intanto molti presidenti e dirigenti continuano a interrogarsi sulla fattibilità di esecuzione del protocollo, soprattutto per molti club professionistici non di Serie A. Da un lato la voglia, ma anche la necessità di tornare in campo, dall'altra la convinzione che la salute viene prima di tutto. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, sabato scorso aveva detto chiaramente: vogliamo tornare in campo solo se saremo in condizioni di sicurezza. Ed in una recente intervista al sito Tutto Mercato Web è tornato sull'argomento e sul protocollo che, dice Sebastiani, dal punto di vista medico non fa una grinza, è giustissimo ed è stato fatto da personalità importanti che sanno che quarantena e distanziamento sono l'unico modo per evitare contagi, ma è di difficile applicazione. Noi della Serie B dovremmo organizzarci, nessuna società credo abbia un centro sportivo con stanze interne, vanno trovati alberghi nelle vicinanze adibiti solo ad ospitare tesserati e staff. Anche i lavoratori dell'albergo stesso, prosegue Sebastiani, e penso a cuochi ma anche a personale vario, dovrebbero rimanere sempre all'interno della struttura. Credo sia difficile obbligare persone a rimanere lì notte e giorno per 60 giorni. Ci adegueremo, ma dovremo capire come sono i tempi e se non ci sono scadenze, perché il problema vero è questo: capire se si possono allungare contratti e prestiti. Di chiarezza ne è stata fatta poca. Io ho sempre ragionato da sistema, mai per i fatti miei, fa notare il massimo dirigente del Pescara. Noi siamo tra le poche realtà che possono permettersi una struttura vicina al centro sportivo, dato che ho una proprietà lì accanto. In Serie B, conclude Sebastiani, si trova molta difficoltà di fronte a una situazione così. E mentre la Federcalcio fa il possibile per la ripresa dei campionati professionistici di Serie A, B e C, ha dovuto alzare bandiera bianca per i campionati giovanili e ha disposto la sospensione definitiva del campionato Berretti, del campionato Primavera femminile e dei campionati organizzati dal settore giovanile scolastico, dagli Under 18 agli Under 13.